poi spiegheremo il perché, e allineamento in divino, non è allineamento del cuore, poi piano piano ci arriviamo. Non c'è altra via, questa non è filosofia, questa è fisica. Praticamente per sintonizzarsi fa riferimento a un concetto che è l'entrare in risonanza, cioè entrare in una frequenza, in un determinato campo di vibrazionale. Una cosa che come naturopata mi ha molto interessato è questo effetto straordinario che la fede di una persona fa sul suo stato di benessere o di malessere. Credo che conosciamo tutti, non possiamo discuterne molto, l'effetto placebo e anche nocebo. Possiamo usare, e lo facciamo normalmente, la stessa forza creatrice dentro di noi con una visione negativa della realtà. Così ho capito molto presto che il pessimista ha sempre ragione, perché il mondo gli rispecchia le sue idee e fa collare letteralmente queste onde di probabilità e diventa un'esperienza corretta. Vedi che ho avuto ragione, Giada, hai avuto ragione, però io come ottimista stranamente la realtà mi dà sempre ragione anche delle mie idee. Così ho cominciato a capire come siamo imprigionati in una prigione di convinzione. Noi siamo letteralmente prigionieri delle nostre idee. E meno male che durante i millenni sono arrivati dei personaggi straordinari che ci hanno tirato fuori dai schemi troppo stretti. Pensiamo a tutti i grandi illuminati. Abbiamo visto Giordano Bruno prima, no? Pensate che era avanti centinaia di anni allora. Faceva molto paura alla gente, no? Perché non combaciava con l'idea del mondo, dell'universo, di Dio, di allora. Come stare a casa un'altra settimana per fare vacanza? No? Perché il corpo risponde, il corpo da sé non fa niente. Allora dobbiamo capire che tutto ciò che noi sperimentiamo è il risultato coerente di ciò che noi mettiamo in moto, che accettiamo, che io posso prendo una convinzione di un'altra persona e farla mia. E quella convinzione si manifesta nella mia vita, perché la realtà mi risponde. Allora se io voglio aiutare una persona a uscire da una situazione che ritiene insoddisfacente della propria vita, sia strutturalmente, sia in felicità non realizzata, devo aiutarla a entrare in una visione più alta di se stessa, non limitato dalle sue esperienze passate, ma potersi immaginare più grande di ciò che il passato ci ha offerto di noi stessi. E questa era l'idea fondamentale dell'allineamento divino. Perché non ricordarsi che siamo molto più grandi di ciò che in questo momento possiamo immaginarci? Qualcosa che mantiene in perfetto equilibrio milioni di cellule in ogni momento, se noi non disturbiamo i processi naturali. Adesso anche questa è una sfida, non tante le persone amano sentire queste cose, però se io ho un problema senza grande complicazione, prendiamo raffreddore, mal di testa, mal di pancia, un'indigestione, per guarire, che fare una gran cosa? Devo riposarmi un attimo, staccare la spina e non ostacolare il processo naturale che porta l'equilibrio perfetto al sistema intero che sono io, biologico, emotivo, mentale, spirituale. Per una faccia lunga, sapete quanti muscoli che ci vogliono? Tanto. Per un sorriso ci vogliono molto di meno. Così appena dimentica la rabbia corre il rischio di sorridere, capito? Appena lascia andare le angosce, le paure, un sistema di vita contro la salute, il corpo si riprende naturalmente. So che tante vogliono mettere questa cosa in discussione, però chi l'ha provato deve ammettere che se noi ci feriamo superficialmente, dico come faccio a guarire? Tieni la pulita, non ti preoccupare. Ci pensa il tuo corpo da solo. Hai un'intelligenza talmente grande dentro di te che risolve tutto da sé se sostiene i processi sensati di guarigione. Che non vuol dire che interventi
diventano superflue perché tante persone vanno al limite proprio. Pensate oggi, se uno va in ufficio e dice ma stamattina ho avuto un messaggio del mio angelo custode, mi ha detto proprio cosa. Una volta finiva nella clinica psichiatrica, no? Oggi uno dice ma come si fa? Mi piacerebbe anche avere intuizione e sentire qualcosa al di là di ciò che io posso vedere come corpo fisico. Oggi tantissime persone si sono aperte, loro possono arrivare, e questo si vede nel collettivo, nuove anche forme di aiuto, nuovi sistemi di pensiero, nuove tecnologie, perché la coscienza collettiva è pronta. Riusciamo a entrare in risonanza. È chiaro questo, praticamente ci vuole un bel po' di tempo. Quando siamo pronti arriva una persona illuminata.